Cammino monastico. Dialoghi di vita e di sapienza monastica con padre Edmund Power. Si chiamava Benedetto quest'uomo e fu davvero benedetto di nome e di grazia. Fin dai primi anni della sua fanciullezza era già maturo e quasi precorrendo l'età con la gravità dei costumi non volle mai abbassare l'animo verso i piaceri. Se l'avesse voluto avrebbe potuto largamente godere gli svaghi del mondo, ma egli li disprezzò come fiori seccati e svaniti. Era nato da nobile famiglia nella regione di Norcia. Pensarono di farlo studiare e lo mandarono a Roma, dove era più facile attendere agli studi letterari. Lo attendeva però una grande delusione. Non vi trovò altro, purtroppo, che giovani sbandati, rovinati per le strade del vizio. Era ancora in tempo, aveva appena posto un piede sulla soglia del mondo. Lo ritrasse immediatamente indietro. Aveva capito che anche una parte di quella scienza mondana sarebbe stata sufficiente a precipitarlo intero negli abissi. Abbandonò quindi con disprezzo gli studi, abbandonò la casa e i beni paterni e partì alla ricerca di un abito che lo designasse consacrato al Signore. Gli ardeva nel cuore un'unica ansia, quella di piacere soltanto a Lui. Si allontanò quindi così. Aveva scelto consapevolmente di essere incolto, ma aveva imparato sapientemente la scienza di Dio. Colgo l'occasione per venire quindi alla vita di Benedetto e fare cenno a qualche episodio quindi. Lui nasce in questa città piccola che forse manteneva ancora al tempo lo spirito vero, no, della cultura dell'impero romano. Poi per motivi che forse non conosciamo, di studio possiamo immaginare, arriva a Roma e si trova in una città, dice Gregorio Magno, che era dedita al vizio, comunque in cui i costumi dei patres, non crollati ma erano diventati vuoti, si può dire, no? Non erano più seguiti. La prima reazione di Benedetto, da quello che ci racconta Gregorio Magno, è una reazione che non ci si aspetterebbe da un santo, no? E lui scappa, fugge da Roma. In seguito fuggirà in altre occasioni. Ecco, padre, volevo chiederle una riflessione su quest'altro moto, no? Dell'anima di Benedetto. Da un lato questo desiderio di imprimersi dentro una realtà cinta di mura, no, integra, e dall'altro la spinta nel momento in cui forse questo desiderio è minato a fuggire da un'altra parte, a uscire quindi. Sì, sì, questa è una questione che merita una lunga elaborazione in effetti, ma vediamo. Io trovo più interessante, pensando di Benedetto, i suoi peccati più delle sue virtù. E questa è la mia reazione a tutti i santi. Non mi interessano le loro virtù, sono importanti e per questo non sono santi, ma io voglio vedere le debolezze e come loro superano le debolezze. Cioè voglio vedere un cammino di crescita nella santità. Certo. Perché se non vediamo quello, sono non interessanti per noi, sono troppo sopra di noi. I santi devono essere i nostri esemplari e i nostri esemplari devono mostrare la debolezza umana. Dunque, io mi piace leggere la vita Benedicti, la vita di San Benedetto e anche la regola, cercando di leggerli anche, non soltanto, ma in modo negativo, critico. Dire, ok, inizio con la presunzione che Benedetto non è una persona molto impressionante. Cerchiamo le debolezze, i fallimenti. Questo è molto interessante.
E si notano delle cose di lui. Lui non è per niente un santo semplicemente perfetto. Ci sono tante cose molto interessanti. Se prendiamo la questione del suo recarsi a Roma per studiare, il contesto, a mio parere, è abbastanza comprensibile, perché probabilmente la sua famiglia era molto benestante, forse anche nobile. Ovviamente erano persone importanti nel contesto di Nursia, ovviamente hanno avuto anche proprietà a Roma. È curioso perché in Trastevere adesso c'è una piccola basilica dedicata a San Benedetto che si chiama San Benedetto in Piscinula. Si dice, secondo la tradizione, che quella piccola basilica è sul posto dove Benedetto ha abitato. Abitato durante il breve tempo di studente a Roma. C'è il luogo tradizionale che era la sua camera, lì ancora. Normalmente una tradizione così è radicata in qualche fatto storico. Si dice che quella parte di Trastevere apparteneva alla famiglia nobile romana, gli Annici. E c'è una teoria che forse lui era proprio di quella famiglia, e questo spiegherebbe molto perché si alloggiava lì. Dunque vediamo già un aspetto storico, ma la Vita Benedicti di Gregorio Magno dice in poche parole che Benedetto arriva per studiare, naturale, la famiglia nobile o benestante l'hanno mandato a Roma, e dopo poco tempo lui abbandona Roma. E Gregorio dice perché ha trovato la vita, fra virgolette, corrotta. E Gregorio gioca sul fatto che, pur essendo un ragazzo di sani principi, sì, lui ha mostrato una saggezza, non essendo formato universitariamente, ha mostrato infatti una saggezza molto più grande di loro, se c'è un piccolo gioco di parole. Sì, dice, sceglie quasi la sapienza di Cristo piuttosto che la del lo mondo studio, e quindi c'è un contrasto fra la cultura secolare e quella religiosa. Gregorio dice di Benedetto cor senile gerens, significa avendo un cuore di un anziano, cioè quindi quest'idea di un già a 18 maturo, sì, spiritualmente. Ok, chiaramente Gregorio sta cercando di proporre il valore di Benedetto. Cioè, ma se però proviamo a usare l'altro criterio, quello negativo, quel ragazzo non era un ragazzo normale, cioè un ragazzo che non ha potuto un po' flessibilmente trovare un modo di vivere con persone di altra mentalità, cioè un 19enne che sta proclamando la grande moralità, cioè un po' esagerato, potremmo dire. Sì, c'è una parola in inglese che non so come si dice in italiano, prig, che è una persona un po' così, che è un po' troppo sicuro dei suoi propri valori. Si potrebbe leggere Benedetto in quel modo, a mio parere. Arsenio è molto conosciuto dagli esicasti. Nei deserti di Egitto di un tempo e nei monasteri ortodossi di oggi si è spesso narrata la sua storia. Un giorno Arsenio, dopo aver sperimentato senza successo ogni sorta di medicine e di metodi prima di venire a capo del suo malessere, chiese a Cristo: che cosa bisogna fare per essere salvato? La salvezza per gli antichi è tenere il cuore al largo, respirare profondamente, essere libero, essere in piena salute fisica, psichica e spirituale. Queste sono le possibili traduzioni del termine greco soteria. Arsenio si rivolse a Gesù come al suo salvatore, colui che poteva fargli ritrovare se stesso, donargli l'accesso alla pace senza fatica. Cristo gli rispose con tre brevi parole, tre mitzvot, esercizi o comandamenti da mettere in pratica per ritrovare la salute dello spirito, dell'anima e del corpo, e riapprossimarsi all'immagine e somiglianza di Dio, paradiso perduto. Fugge, tace, quiesce. Fuggi, taci, riposa. Ognuna di queste parole, come le parole della Scrittura, può essere intesa a diversi livelli, dapprima in senso letterale,
poi secondo una interpretazione psicologica per giungere infine al senso spirituale. Arsenio chiedeva qualcosa da fare, da vivere, da sperimentare, perché la salvezza non fosse soltanto una frase. Jean-Yves Leloup, l'esicasmo, che cos'è, come lo si vive. Questo è un esempio. Hai parlato di una cosa importante però, perché non è l'unica volta in cui lui sfugge una realtà insopportabile. Infatti c'è un'altra occasione quando lui decide di lasciare la zona di Subiaco, dove secondo la vita ha fondato 12 monasteri, ognuno di 12 sì. Monaci, è andato nella direzione di Cassia. Numeri biblici proprio. Sì, poco sì. E mi ricordo una cosa che Papa Francesco ha detto, se posso raccontarlo. No, parlando con lui una volta, mi ha chiesto quanti sono i monaci a San Paolo fuori le mura. Quando ero abate ho detto, ma credo siamo una ventina. E dico, oh, non tanti. Ho detto, ma secondo lei, Santo Padre, quanto sarebbe il numero ideale di un monaco? A lui, oh, non lo so, ho detto, ma San Benedetto ha fondato 12 monasteri, ma lui ha pensato 12 monaci, è un numero ideale. Oh, sto scherzando, ma un pochettino come il collegio apostolico, forse questo un pochettino l'idea, certo. Ma Benedetto poi abbandonò. Si stava riferendo quindi a questa seconda fuga. Ma la cosa curiosa è Gregorio Magno sente la necessità di commentare, anzi giustificare, quella decisione di Benedetto. E questo è molto interessante, perché Gregorio si rende conto che si potrebbe criticare Benedetto per la mancanza di stabilità, stranamente, perché la stabilità è un voto benedettino oggi come oggi. Certo. Dove lui cerca quasi di giustificare la decisione, e questo è interessante. Quasi che, diciamo, se dando voce a quell'altra, diciamo, lettura critica, qualcuno potesse dire sì, che Benedetto ha disatteso in quell'occasione. Sì, è curioso che, perché, ma abbiamo un'altra questione, se Gregorio Magno ha scritto la Vita Benedicti o no, ma questo non entra nella nostra discussione, ma probabilmente Gregorio, o l'autore, era molto consapevole di modi negativi di leggere i comportamenti di Benedetto. Anzi, talvolta lui critica Benedetto esplicitamente, e questo mi piace. Cioè, è come negli Atti degli Apostoli, no? Quando c'è qualcosa negativo su San Paolo, è sempre molto importante e interessante, perché Luca, l'autore, in genere, è molto molto in favore di Paolo, e quando vieni costretto a criticare Paolo si pensa senz'altro meritato, cioè la critica. Questa non si poteva eliminare forse. Ecco, esatto. Dunque, l'altra occasione in cui vediamo un Benedetto un po' intransigente, inflessibile, è il rapporto con sua sorella gemella scolastica. Alla fine di quel momento nella Vita Benedicti, Gregorio dice, ma è naturale che la donna ha vinto, perché la donna ha avuto più amore dell'uomo, uomo Benedetto. E questo è interessante dire, no, c'è una mancanza di amore in Benedetto, perché sì, era troppo rigido, troppo intransigente. Egli aveva una sorella, di nome Scolastica, che fin dall'infanzia si era anche lei consacrata al Signore. Essa aveva l'abitudine di venirgli a fare visita una volta all'anno, e l'uomo di Dio le scendeva incontro, non molto fuori dalla porta, in un possedimento del monastero. Un giorno dunque venne e il suo venerando fratello le scese incontro con alcuni discepoli. Trascorsero la giornata intera nelle lodi di Dio e in santi colloqui, e quando cominciava a calare la sera presero insieme un po' di cibo. Si trattennero ancora a tavola, e col prolungarsi dei santi colloqui l'ora si era protratta più del consueto. A un certo punto la pia sorella gli rivolse questa preghiera: «Ti chiedo proprio per favore, non lasciarmi per questa notte,
ma fermiamoci fino al mattino a pregustare con le nostre conversazioni le gioie del cielo. Ma egli le rispose: «Ma cosa dici mai, sorella? Non posso assolutamente pernottare fuori del monastero». La serenità del cielo era totale, non si vedeva all'orizzonte neanche una nube. Alla risposta negativa del fratello, la religiosa poggiò sul tavolo, vi poggiò sopra il capo e si immerse in profonda orazione. Quando sollevò il capo dalla tavola, si scatenò una tempesta di lampi e tuoni, insieme con un diluvio d'acqua, in tale quantità che né il venerabile Benedetto né i monaci che erano con lui poterono metter piedi fuori dell'abitazione. La santa donna, reclinando il capo tra le mani, aveva sparso sul tavolo un fiume di lacrime, per le quali l'azzurro del cielo si era trasformato in pioggia. Neppure ad intervallo di un istante il temporale seguì alla preghiera, ma fu tanta la simultaneità tra la preghiera e la pioggia che ella sollevò il capo dalla mensa insieme ai primi tuoni. Fu un solo identico momento sollevare il capo e precipitare la pioggia. Sì, l'episodio l'avevamo commentato forse anche occasionalmente nella sede di San Paolo, e quando Benedetto... Ah sì, mi ricordo, sì. Gregorio ci racconta che la sorella scolastica aveva l'abitudine una volta all'anno di intrattenersi per un giorno con il fratello. In uno degli ultimi incontri la sorella desiderava intrattenersi, cioè che il fratello si trattenesse oltre la giornata, quindi restasse a dormire al monastero dove era Santa Scolastica, e Benedetto intransigente decise di andare lo stesso, e Santa Scolastica pregò il Signore, ci narra San Gregorio, il Signore l'accontentò, una tempesta impedì a Benedetto di andare via, e Gregorio commenta a favore di Scolastica. Lì, padre, rileggendola di recente quell'episodio molto suggestivo, sembra quasi di rivedere una legge, secondo le parole di San Paolo, che viene superata da una nuova legge, no? Quella dell'amore, come se in quell'occasione la legge di Gesù supera la legge di Mosè. Sì, sì, si potrebbe leggere quell'episodio come commento sul valore relativo di regola, cioè di legge, nei confronti della grande provvidenza. Si può dire, per esempio, non è la decisione o il desiderio di Scolastica, non era puramente caritatevole, nel senso non è che ha voluto, povero Benedetto, lungo viaggio, deve dormire qua per riposarsi prima di tornare al monastero. Questa non è la motivazione, non c'era un letto per lui nella camera di ospite, e lei ha voluto parlare tutta la notte con lui a chiacchierare sulla vita spirituale. Dunque, ovviamente, questa è la motivazione: la donna ha voluto chiacchierare con Benedetto della vita spirituale. Ma infatti lei morì poco tempo dopo, e si vede nel momento anche una previsione da parte di Scolastica della propria morte, e per questa ragione forse ha voluto ritenere Benedetto per elaborare la questione della vita spirituale di più, e lui poi vede l'anima di Scolastica salire nella forma di una colomba quando lei muore. L'uomo di Dio capì subito che in mezzo a quei lampi, tuoni e spaventoso nubifragio era impossibile far ritorno al monastero, e allora, un po' rattristato, cominciò a lamentarsi con la sorella. «Che Dio onnipotente ti perdoni, sorella benedetta, ma che hai fatto?» Rispose lei: «Vedi, ho pregato te e non mi hai voluto dare retta. Ho pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltato. Adesso esci pure, se ce la fai, e a me lasciami qui e torna al tuo monastero». Ormai era impossibile proprio uscire all'aperto, e lui, che di sua iniziativa non l'avrebbe voluto, fu costretto a rimanere lì contro la sua volontà. E così trascorsero tutti la notte vegliando,
e si riempirono l'anima di sacri discorsi, scambiandosi a vicenda esperienze di vita spirituale. Con questo racconto ho voluto dimostrare che egli ha desiderato qualcosa, ma non riuscì ad ottenerla. Certo, se consideriamo le disposizioni del venerabile padre, egli avrebbe voluto che il cielo rimanesse sereno come quando era disceso, ma contrariamente a quanto voleva, si trova di fronte a un miracolo, strappato all'onnipotenza divina dal cuore di una donna. E non c'è niente da meravigliarsi che una donna, desiderosa di trattenersi più a lungo col fratello, in quella occasione abbia avuto più potere di lui, perché, secondo la dottrina di Giovanni, Dio è amore. Fu quindi giustissimo che potesse di più colei che amava di più. Padre, guardi, le dico, in effetti anche a me risulta più, tra virgolette, simpatico, proprio, mi permetto di dire, cioè una figura più vicina, questo Benedetto che sembra in lotta, no? Dico questo perché anche negli altri episodi della vita, Gregorio Magno ci narra di un padre caritatevole che con i suoi monaci è sempre indulgente al perdono, eppure forse lo si può immaginare come combattuto tra la regola e la necessità di incontrare l'uomo. Una lettura di nuovo interessante è leggere la Vita Benedicti, vedere quale tipo di Benedetto viene proposto da Gregorio Magno, e vediamo sfumature della personalità, vediamo, come abbiamo detto, un certo filo anche di intransigenza, pur essendo sempre caritatevole con i suoi monaci, eccetera, con altri. Ma leggere quell'intransigenza alla luce della regola, perché nella regola di San Benedetto c'è un altro Benedetto. Non è totalmente facile riconciliare i due caratteri di Benedetto proposti dai due documenti principali, cioè le due fonti. Ecco padre, volevo cogliere questo altro insegnamento, no, da questa lotta, no? Se è vero che l'umanità in lotta nella ricerca di Cristo ci deve dare qualche insegnamento, allora è ancora necessario oggi questo anelito, si può dire, alla perfezione che vediamo in Benedetto? Perché penso che sia attualissimo la necessità anche di incontrare l'uomo, incontrare la debolezza dell'altro, la diversità e anche il limite. Mi sembra ci sono almeno due domande qua. Primo, parliamo dell'anelito. Mi chiedo se possiamo o no generalizzare e dire che ciò che dice Sant'Agostino è pertinente a tutti gli esseri umani, cioè che i nostri cuori sono inquieti fino a quando non trovino Dio, sì. Questo senso di Agostino, che lui lo esprime molto bene, che nel cuore umano c'è desiderio, c'è anelito di qualcosa. È vero che molta gente sente questa, che si manifesta in un tipo di insoddisfazione con la situazione attuale. Questo sappiamo molto bene, più persone vengono per parlare, stanno facendo un lavoro, lavorando, facendo cose buone, cioè di servizio, ma non sono contenti dentro. Dicono, ma sento che non sto facendo ciò che veramente devo fare, oppure che c'è qualcos'altro che... Cioè questo senso di inquietudine che talvolta provoca una persona di riflettere su un cammino particolare, talvolta per esempio un cammino vita consacrata, ma ci sono tanti, tanti modi di rispondere a questa inquietudine. Probabilmente Agostino direbbe che questa inquietudine è un dono di Dio, cioè il sigillo dello Spirito nei nostri cuori che ci rende sempre in attesa di qualcosa più grande, di Lui pienamente. Ma questo capiamo, no? Tu lo capisci perché tu credi. La mia domanda è se infatti è generale, o cioè se la maggior parte degli esseri umani non sente niente di quel tipo. Io non lo so, perché
se non me lo sono mai chiesto, padre. Ma è consideriamo, perché è fondamentale per l'idea di missione, perché se non c'è niente di quel tipo in una persona, perché va a lui e dice tu non avrai riposo o pace se non credi in Gesù? Perché predicare presuppone un tipo di bisogno, no? Una mancanza di qualcosa, e mancanza si manifesta nel desiderio, anelito. Vediamo l'anelito di Benedetto da giovane, cioè 19 anni, studente, sta cercando sempre qualcosa di più, e sembra che l'avevo trovato alla fine in Cristo pienamente. Come i padri del deserto, Arsenio prese queste parole alla lettera. Bisogna fuggire, partire, lasciare la città, uscire dal mondo e dalle sue mondanità. Fuggire perché si soffoca. In certe situazioni non vi è altra via d'uscita che la fuga. Non è vigliaccheria, è un soprassalto di salute. La fuga è la forza delle cerve. Quando si sente che l'ambiente che ci circonda diventa troppo minaccioso, capace di soffocare o di pervertire ciò che si ha di meglio in sé, è meglio partire. Secondo un primo significato, fuggire è innanzitutto cambiare luogo, ambiente, modo di vivere. Nondimeno questa fuga può essere considerata a tutta prima in senso negativo. Fuggire qualche cosa più che fuggire verso qualche cosa. I testi ascetici sono chiari al riguardo. Occorre fuggire il male, ciò che lo provoca e tende a svilupparlo. In una parola, fuggire ciò che trascina al peccato. Bisogna fuggire il mondo, perché è il mondo dell'oblio di Dio. Eppure, padre, mi incuriosisce molto nella vita un episodio che abbiamo un attimo saltato, no? Prima ancora di fondare i monasteri a Subiaco, lui passa in maniera repentina, no? Tipicamente giovanile, potremmo dire, da Roma a Subiaco, ma no, non per fondare monasteri, ma per vivere secondo l'ideale dell'eremita, penso, se si può chiamare ideale. Comunque, secondo il modello di vita che era tipico dell'Oriente cristiano, dei monaci dell'Oriente. Quindi un tipo di vita assolutamente solitaria, totalmente dedicata a Dio, in una forma ascetica estrema, potremmo dire oggi. Sì. Sì, questa è una curiosità anche perché nella regola Benedetto parla nel primo capitolo, dopo il prologo, dei quattro tipi di monaco, due tipi che lui critica molto fortemente, e poi il monaco cenobitico, che lui dice è l'anormalità, vivere in comunità, e poi gli eremiti, e dice che talvolta, dopo una lunga vita cenobitica in comunità, qualche monaco si trova chiamato alla vita eremitica, e questo è possibile. Dunque c'è questa concessione. Ma dopo una lunga vita cenobitica, ma nell'esperienza proprio di Benedetto stesso, vediamo il contrario. Cioè lui va subito da solo, che è strano per una persona così giovane, abita qualche anno, non lo so quanto tempo, da solo, prima di discepoli arrivano, e gradualmente è una vita cenobitica, e lui muore nella vita cenobitica. Dunque è viceversa per lui. Forse in questa umanità di cui accennava prima, no? Di Benedetto, si può dire che è passato tra semplicemente per tentativi, accettando di volta in volta di seguire una strada diversa nel momento in cui gli si è aperta. Sì, in quel senso si può dire c'è una flessibilità, ma io mi chiedo, cioè, la vita eremitica è molto difficile, penso io. San Basilio Magno fa una domanda molto... lui era prima di Benedetto dell'Oriente, ma anche un influsso su Benedetto.
perché Benedetto esplicitamente nella regola si riferisce a Basilio Magno, che è considerato il padre del monachesimo cenobitico orientale, ma era 100 anni o di più, 200 anni prima di Benedetto. Ma Basilio era in favore della vita cenobitica, non eremitica. E lui ha una bella domanda in cui lui dice: ma se tu sei eremita, a chi laverai i piedi? Cioè una domanda molto interessante, perché è in referenza a Giovanni 13, certo. Ma più o meno dicendo che la vita cristiana non è possibile senza il servizio fraterno. E se tu sei da solo? Ritengo che per molti aspetti la vita in comune sia più utile. Innanzitutto perché nessuno di noi basta a se stesso, neppure per le necessità del corpo, ma abbiamo bisogno gli uni degli altri per provvedere a quanto ci occorre, poiché Dio Creatore ha disposto che noi avessimo bisogno gli uni degli altri, affinché ci unissimo gli uni agli altri, come sta scritto. Ma oltre a ciò, anche a motivo dell'amore di Cristo, non è lecito che ciascuno badi al proprio interesse. Sta scritto infatti: la carità non cerca il proprio interesse. La vita solitaria invece ha come unico scopo che ciascuno provveda alle proprie necessità. Qualche altro pericolo è connesso con la vita solitaria. Il primo, il più grande, è quello dell'autocompiacimento. Se uno infatti non ha chi possa esaminare la sua opera, crederà di essere giunto alla perfezione nell'adempiere il comandamento. E poi, conservando sempre inattive le proprie facoltà, non si renderà conto dei propri difetti e non constaterà alcun progresso nelle proprie opere, avendo eliminato la possibilità stessa di praticare i comandamenti. In che cosa infatti darà prova di umiltà se non ha nessuno di cui mostrarsi più umile? In che cosa darà prova di misericordia se è separato dalla comunione con altri? E come potrà esercitarsi nella pazienza se non c'è nessuno che si oppone alle sue volontà? Se poi uno dicesse che basta apprendere le scritture per correggere i costumi, farebbe esattamente come uno che impara il mestiere del falegname e non fabbrica mai niente. Ecco che il Signore, nel suo immenso amore per gli uomini, non si è accontentato di un insegnamento fatto soltanto di parole, ma volendo donarci in modo preciso e chiaro l'esempio dell'umiltà e la perfezione della carità, si cinse i fianchi e lavò i piedi dei discepoli. Chi dunque laverai? Di chi ti prenderai cura? Di chi sarai ultimo, tu che vivi solo con te stesso? Come si potrà realizzare nella vita solitaria la bellezza e la gioia dell'abitare insieme tra i fratelli? Gioia che lo Spirito Santo paragona al profumo che emana dalla testa del sommo sacerdote? Basilio di Cesarea, confronto tra eremo o cenobio. Abbiamo tracciato una brevissima, ma d'altronde non sono molte le notizie, abbiamo su Benedetto, piccolo filo conduttore, no, della sua vita. Perché sicuramente possiamo immaginare che ciò che si è tradotto nella regola è stata l'esperienza. Padre, secondo lei, quando si comincia a pensare a un modo di vita che poi si è tradotto nella peculiarità del vivere benedettino? Questo non è facile rispondere. Chiaramente all'inizio Benedetto non ha avuto nessuna idea di ordine, di discepoli, di movimento, di tradizione, in quel senso. Lui stava cercando Dio, è una ricerca totalmente personale, nessun occhio verso nessun'altra persona. Ma più o meno si può dire che l'accoglienza di altri fu imposta su di lui, perché lui non ha cercato altre persone, ma altre persone sono venute da lui. Primo, secondo ciò che dice Gregorio Magno, qualche pastore nei monti l'hanno trovato e lui non ha voluto compagnia particolarmente, ma l'hanno trovato
lui ha catechizzato loro, cioè c'era un certo senso, sembra, di responsabilità nei confronti dei loro bisogni. E dunque possiamo supporre che probabilmente a quel tempo, stiamo magari nell'anno 500, la zona intorno non era pienamente più o meno evangelizzata, sì, le persone, cioè non c'era una struttura parrocchiale, eccetera, eccetera. E dunque, e poi altri sono venuti, hanno voluto condividere la sua vita. E dunque lui ha risposto organizzando piccole comunità. Dunque era un processo organico questo sviluppo dello stile di vita. La regola, probabilmente, ovviamente molto influenzato da altri documenti, come Regula Magistri, un'altra regola scritta magari non so quanti anni prima di Benedetto, ma lui non è totalmente originale, per niente. Lui è molto un trasmettore di una tradizione anche, ma con il suo genio. La regola che noi abbiamo adesso, e questa è la cosa importante, perché quella regola di San Benedetto, che è la base della tradizione successiva, probabilmente l'ha scritto a Monte Cassino, verso la fine della sua vita, e dunque già lui ha vissuto molti anni in comunità, è un'espressione anche della sua esperienza cenobitica. Vediamo Benedetto Maturo. Diciamo che contrasta un po' con l'idea, adesso se vogliamo distruggere quell'iconografia che dei santi esseri perfetti che sono calati dal cielo, anche questo contrasta con l'idea che ci potevamo fare della produzione della regola allora. Cioè la regola è il frutto di tanti tentativi, si può dire, e anche di tanti eventi che nella vita di Benedetto l'hanno portato a in qualche modo riconsiderare il tutto. Nel deserto non si può dimenticare chi siamo e che cosa siamo. La nostra fragilità ci riporta in prossimità del vivente, nel quale abbiamo la vita, il movimento e l'essere. In lui ritroviamo il nostro centro essenziale. Impariamo nuovamente a mirare giusto. Questo è uscire dal peccato, ritrovare la memoria del vivente che ci anima. Ma noi siamo sempre liberi di distogliersi dall'essere, di distrarci. In questo caso è il mondo che diventa una fuga dall'essenziale, una vile resa davanti all'evidenza del nostro nulla. Se i padri hanno spesso menzionato la fuga dal mondo come punto di partenza verso la salvezza, ancora di più hanno insistito su questa fuga come fuga verso qualcuno. Plotino diceva fuggire solo verso il solo. La loro fuga era di lucidità e di conoscenza, ma più ancora slancio del cuore, desiderio di conoscere come sono conosciuto, desiderio di amare come sono amato, fuggire verso Dio, fuggire unificato verso l'unico uno. Cammino monastico. Dialoghi di vita e di sapienza monastica con padre Edmund Power.